Il secondo punto che volevo toccare è quella che in sintesi potremmo anche chiamare l'ideologia dell'intrasformabilità del mondo, che da 30 anni a questa parte si è impadronita delle nostre coscienze disgregate, appunto, no? Il soggetto inesistente a cui facevo riferimento prima, incapace del conflitto, è oggi magnificamente ma anche esizialmente delineato dalla società dei consumi e della imperfezione inemendabile, io la chiamo. Oggi per la prima volta il potere non pretende di essere perfetto come avveniva in passato, ma semplicemente pretende di non avere alternative, potremmo dire. Fa anzi vanto della propria imperfezione, presentandola però come inemendabile. Il mondo non è perfetto, ma è il solo possibile. È pieno di ingiustizie ma è incorreggibile, è pieno di miseria ma non è redimibile. Questo è il perverso dispositivo ideologico che oggi domina. Faccio presente che nel 2010 in Germania, dove è in uso individuare la parola più brutta dell'anno, è stata individuata come parola più brutta quella in cui è stata identificato, potremmo dire, il senso dell'operato del cancelliere Merkel, ma potrebbe essere individuato anche il senso della politica tout court oggi, e questa parola è alternativlos, senza alternative. Questa parola è in qualche misura la parola chiave per comprendere l'ideologia del capitale oggi. Un mondo imperfetto ma senza alternative. C'è questo o l'abisso? C'è il capitalismo o l'abisso? C'è l'euro o l'abisso? In questo modo il presente, con tutte le sue ingiustizie, con tutte le sue miserie, viene assolutizzato negando alternative. Tramite la rimozione della pensabilità di alternative si assolutizza il presente stesso. Appunto, la falsa dicotomia è quella sempre fra il presente e l'abisso, fra appunto il capitale e l'abisso, l'euro o l'abisso. Sempre tenendo a debita distanza la possibile unione fra queste due istanze, perché appunto compito della critica è di sottolineare come il capitalismo è l'abisso, come l'euro è l'abisso oggi. Oggi il vero abisso è il capitalismo che si ridispone come eurocrazia dominante, no? In nome dell'euro si sono cancellate in un colpo le conquiste sociali di 150 anni di lotte combattute sul campo. In un colpo solo, 150 anni di conquiste sono state tolte. L'euro appunto non è una moneta, è un sistema di governo, capite bene. In nome dell'euro si stanno prendendo le decisioni sempre rimandate alla volontà anonima, imperscrutabile, sensibilmente sovrasensibile, avrebbe detto Marx, del mercato. No? È il mercato che ce lo impone. Più precisamente, in nome dell'euro, lo Stato tedesco sta oggi facendo quello che non è riuscito a fare con i carri armati negli anni 40, evidentemente, no? Si sta appunto sostituendo la logica del carro armato con la logica dello spread, la logica dell'ultimatum finanziario in 48 ore, adattatevi a queste leggi, a queste regole, quello che era invece negli anni 40 l'ultimatum politico con i carri armati, no? Questo è il punto, per cui bisogna uscire oggi dall'euro. No, bisogna uscire dall'euro per ritornare a una sovranità nazionale, perché l'euro è un sistema, non è una moneta ma è un sistema di governo. L'euro serve oggi a rimuovere il welfare state, a rimuovere quegli ultimi retaggi di diritti sociali che in Italia c'erano e come, in forza degli scontri combattuti sul campo, e che devono essere spazzati via perché incompatibili proprio con la società dell'avere illimitato. Il capitale non può accettare che ci siano delle forme di tutela sociale, tutto deve essere rimesso alle leggi del mercato. No? L'euro serve esattamente a questo, a sostituire, se volete, un modello europeo che risente delle grandi lotte di classe, della coscienza infelice della borghesia, sostituire questo capitalismo con il capitalismo sul modello americano, quello della liberalizzazione selvaggia. Della liberalizzazione selvaggia senza welfare state, con concorrenza illimitata, in nome della quale tu come imprenditore, se vuoi sopravvivere, devi lavorare 48 ore al giorno e tu come lavoratore non hai alcun diritto sociale garantito. Questo è lo scenario in cui siamo oggi e in cui